Il secondo quarto di finale della serie, appunto, a eliminazione dopo la chiusura del girone è tra Club Brugge e Green Team. È iniziata la sfida al Ciriaci di Roma. Green Team in avanti, il tiro intercettato, prova a uscire il Club Brugge, lo fa alzando questo bel pallonetto per il compagno che poi non sbaglia. Punisce il portiere che ha tentato un'uscita disperata dalla propria area di rigore. È stato lucido e molto veloce nell'esecuzione. L'attaccante del Club Brugge 1-0. Green Team, corsia di sinistra, pallone giocato centralmente. La stoppa al numero 4 a rimorchio. Arriva l'attaccante, calcia sopra la traversa. Bello il tocco sul quale arriva. Con un ultimo spunto l'attaccante del Club Brugge, che adesso si gira benissimo, trova la risposta del portiere. Fallo laterale, è tutto vicino. Attenzione, il portiere compie un suicidio tattico e va a punire subito il numero 7, la squadra avversaria, ripristinando dunque la parità. È 1-1. Rimessa laterale. Il numero 22 va a calciare con l'interno, strozzando il pallone. Tocca all'indietro. E dunque inizia il secondo tempo. È 1-1 dopo i primi 25 minuti di gioco tra Green Team e Club Brugge. Attenzione ragazzi, maglia verde con il numero 9. Servita la sovrapposizione per il compagno. Il tocco dentro! Bellissima azione chiusa con questo triangolo finale. È andato a segno, se non erro, il numero 10 del Green Team, sorpassando dunque dopo lo svantaggio iniziale. Club Brugge che batte veloce un calcio di punizione, saltato di netto l'avversario, si accentra, trova la bellissima conclusione con il collo destro, in torsione quasi. Il numero 22 è riuscito a chiudere sul primo palo, non arriva il portiere avversario. Zona laterale destra del campo, la palla che adesso attraversa tutto il rettangolo di gioco. Attenzione però, viene riconquistato dal Club Brugge. Il tocco in avanti, il portiere che si salva sul primo palo. Calcio d'angolo, battuto all'indietro, la palla che rimane lì, tutti fermi nel reparto difensivo del Green Team. Non se lo fa ripetere due volte il numero 55, che va a siglare la propria doppietta personale. Occhio al tiro libero. Può pareggiare i conti il Green Team. Parte il numero 10, se la fa parare. E arriva adesso il triplice fischio. Si è lasciato sfuggire un'occasione ghiotta sul finale per guadagnarsi almeno i tempi supplementari. Il Green Team è arrivata invece la sconfitta. Il risultato finale vede la vittoria del Club Brugge per 3-2. Saluti molto sportivi al campo. Si chiude qui la stagione invernale del Green Team. Passa il turno il Club Brugge.